Sono le 20:20 e questo è il treno che porterà Walter Laganà a Lys, città con la quale Monopoli è gemellata dal 1983. Laganà lì è in veste di rappresentanza proprio perché in quel lontano 1983 lui ha firmato questo gemellaggio con Lys. Lì troverà una delegazione monopolitana di istituzioni che inaugureranno Piazza Monopoli proprio nella cittadina elvetica. Professor Laganà, cosa ci fa in stazione a Monopoli oggi, mercoledì? Io sto partendo per la città di Lys perché il giorno 28 alle ore 17 ci sarà l'inaugurazione del monumento Monopoli Banoff dedicato alla città di Monopoli e l'inaugurazione anche di una casa di riposo sempre intitolata alla città di Monopoli e fra l'altro per rincontrare i nostri emigranti che sono nella città di Lys e che hanno col loro lavoro e col loro impegno assicurato un grande sviluppo e progresso a quella città. Tanto è vero che la città festeggia 1000 anni dalla fondazione e i 25 anni di gemellaggio con la città di Monopoli. Ricordiamo che lei ha firmato questo gemellaggio il 24 settembre 1983. Certo, io l'ho firmato con molto entusiasmo anche perché le cose che ho fatte per Monopoli le ho fatte... Diciamolo bene, in qualità di sindaco. Certo, in qualità di sindaco con l'accordo di tutto il Consiglio Comunale. La mia meraviglia è che tutte le volte che sono andato a Lys ho sempre portato qualcuno, qualche consigliere dell'opposizione perché... Desideravo che questo gemellaggio non fosse il gemellaggio della giunta Laganà o del sindaco Laganà, come si dice inutilmente. Il gemellaggio è della città di Monopoli perché i cittadini che stavano a Lys per motivi di lavoro desideravano che la città di Monopoli facesse questo gemellaggio con la città di Lys, anche perché all'epoca si doveva dare la possibilità anche ai nostri cittadini di essere guardati con un occhio diverso e perché all'epoca... Purtroppo l'emigrazione non è che veniva vista di buon occhio. Il problema è anche che noi dovremmo ringraziare questi cittadini per la valuta pregiata che all'epoca mandavano in Italia, con la quale anche lo Stato italiano riusciva a pareggiare i bilanci con l'estero. E questo è importante. È importante, io questo fatto l'ho sottolineato diverse volte e sono grato a tutti gli emigranti che sono andati via da Monopoli lasciando la propria terra, la propria città, la propria famiglia per poter dare poi anche a Monopoli stesso questo privilegio, cioè di avere delle rimesse di valuta pregiata. Oggi c'è l'euro, naturalmente nessuno se ne accorge più, ma in altre, quando abbiamo fatto il gemellaggio c'era ancora la guerra fredda, c'era ancora il muro di Berlino, perché il muro di Berlino è caduto nel 1989, lo dobbiamo ricordare, e quindi all'epoca anche la Svizzera guardava con particolare attenzione gli emigranti, ma sempre creando una distanza. Con il gemellaggio invece c'è stata una maggiore fraternità, solidarietà, un certo impegno e nello stesso tempo il ringraziamento anche di quella comunità nei confronti dei nostri concittadini. Cittadina elvetica che è riuscita comunque a crescere, siamo ora a 10.000 abitanti. Certo, all'epoca era un villaggio quando arrivarono i nostri concittadini, perché prima c'erano 1.000 famiglie, poi 750, quando io ho fatto il gemellaggio c'erano 452. Però devo dire anche che molti cittadini che sono rientrati a Monopoli volevano venire a questa manifestazione. Il comune in un primo momento aveva promesso un pullman gratuito. Poi non so per quale motivo, né starò a fare la polemica inutile, non so per quale motivo questo pullman non c'è stato più. Quindi lei ha fatto il biglietto e ha deciso di partire, anche perché è invitato personalmente dal sindaco di Lys. Io sono stato invitato ufficialmente dal sindaco di Lys, sarò loro ospite, un ospite d'onore insieme a Max Gribi, che è stato lui anche il promotore, sindaco di Lys all'epoca, anche di questo gemellaggio e firmatario del gemellaggio. E devo dire che vado con entusiasmo perché tutte le cose che abbiamo fatte sono andate a vantaggio della città di Monopoli e dei cittadini di Monopoli, non a vantaggio delle singole persone. Quindi lei lamenta oggi una mancata sensibilità, insomma? A dire la verità, dal 1983 in poi tutti gli altri sindaci che si sono succeduti non è che abbiano dimostrato grandissima sensibilità nei confronti del gemellaggio, anzi ci sono state delle lamentele da parte dei cittadini ancora residenti a Lys e anche da parte delle autorità. Anzi, devo dire con molto rammarico che alcune autorità in un determinato periodo non furono neanche ricevute dal sindaco di Monopoli.
Walter Laganà ci saluta. Grazie, grazie per questa intervista e in bocca al lupo per voi. Buon viaggio. Grazie e buona permanenza a voi.